Ma tu lo sapevi che Roberto Baggio ha rischiato di non essere Roberto Baggio? Si parla molto bene di te, lo sai? Sì, sì, so che si parla abbastanza bene di me. Nel 1985 è solo un ragazzo prodigio che la Fiorentina ha appena comprato dal Vicenza per 2,7 miliardi di lire. Ma durante una partita col Rimini si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio, la capsula, il menisco e il collaterale. Si risveglia dopo 10 ore di operazione con 220 punti interni di sutura nel ginocchio e un futuro incerto. Quando posso tornare a giocare? Oggi sarebbe un infortunio gravissimo, ma in quegli anni è uno di quelli che può stroncare una carriera. La Fiorentina però non lo abbandona. Lo aspetta per 2 anni mentre Baggio si riabilita e viene ricompensato. Nel maggio del 1987 segna il primo gol in Serie A su punizione contro il Napoli di Maradona. Da lì parte la sua incredibile storia. Ecco come Roberto Baggio è diventato il Divin Codino. Nel 1990 Baggio è il gioiello del calcio italiano ed è l'idolo di Firenze. È conteso da Juventus e Milan, due squadre agli opposti. Da una parte Gianni Agnelli, l'avvocato, proprietario della Fiat e simbolo dell'aristocrazia italiana. Dall'altra Silvio Berlusconi, nuovo arrembante imprenditore diventato ricco con investimenti nell'edilizia e nella comunicazione. La spunta la Juventus grazie a 25 miliardi, che fanno di Baggio il calciatore più costoso di sempre. A Firenze scoppia la rivolta. Lanci di Molotov, spari di pistola in aria, cariche della polizia, addirittura l'ipotesi di un attentato al ritiro a Coverciano, dove la nazionale italiana si sta preparando per i mondiali di casa. Baggio è costretto ad entrarci sdraiato in una volante della polizia per non farsi vedere dai tifosi inferociti. Dopo 2 giorni di scontri, gli arresti sono 15. La frattura si ricompone solo un anno dopo, quando in un Fiorentina-Juventus Baggio si rifiuta di tirare un calcio di rigore che si era guadagnato. Quando viene sostituito, il Franchi prima lo fischia, poi dagli spalti cade una sciarpa viola. Lui la raccoglie e la tiene in mano prima di uscire dal campo e il pubblico inizia ad applaudire. Nessuno, prima e dopo Baggio, riuscirà a farsi amare a Firenze dopo essere passato alla Juventus. Ai mondiali di Italia 90, però, Roberto Baggio è ancora una giovane promessa. D'altra parte, ha ancora 23 anni e la maglia numero 15 sulle spalle. Al centro di tutto c'è la nazionale. In quegli anni il calcio italiano è il migliore del mondo e l'Italia è all'apice del suo benessere. Vengono spesi più di 1.200 miliardi tra nuovi enormi stadi ed altri progetti faraonici. Per l'inno vengono ingaggiati Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che con Un'estate italiana firmeranno per sempre quelle notti magiche. Te la ricordi, no? Forse non ti ricordi invece che a Italia 90 Roberto Baggio non era titolare. Rimane in panchina nelle prime 2 partite ed è solo alla terza, contro la Cecoslovacchia, che il suo estro si accende in un gol in serpentina che rimarrà per sempre nella storia della nazionale. Il giorno dopo, Repubblica titola: è nato il genio che ci farà felici. Il gol è leggendario, ma non basta a convincere il CT Azeglio Vicini che nella decisiva semifinale contro l'Argentina gli preferisce Gianluca Vialli. Baggio entra a un quarto d'ora dalla fine, va vicino al gol, fa espellere un avversario, ma non riesce ad evitare la sconfitta dell'Italia ai rigori. In ogni caso, Roberto è il giocatore del momento. 3 giorni dopo la finale, Madonna in concerto a Roma si esibisce con i capelli biondissimi e la maglia numero 15 di Baggio. Dopo dirà: è uno degli uomini più belli che io abbia mai visto. Il Divin Codino fa il suo ingresso nella cultura pop, anche se il Codino ancora non c'è. Il Codino spunta nell'estate del 1991, si muove sulla nuca di Baggio mentre danza tra gli avversari e segna gol sempre più belli. Fuori dal campo diventa il simbolo universale della sua unicità, un tocco di eccentricità in un campione che vuole essere differente. Come le camicie di flanella di Kurt Cobain o gli occhiali da sole di Bono Vox, il Codino di Baggio è il marchio di una rockstar che tutti vogliono imitare e che infatti, nell'Italia degli anni 90, inizia a crescere sulle spalle di milioni di ragazzi. Ma non tutti amano il Codino di Baggio.
Per alcuni è solo un capriccio di un giocatore più interessato all'immagine che alle sorti della sua squadra. Anche perché prima del Codino è arrivata la scoperta del buddismo, a Firenze, grazie all'amico Maurizio Boldrini. Baggio diventa il volto conosciuto di una religione esotica e viene addirittura visto come una minaccia per la Chiesa. La rivista Civiltà Cattolica arriva addirittura a proporre una scomunica per apostasia. È lo stesso buddismo, però, che lo rende molto popolare in Giappone, dove diventa un personaggio dei cartoni e dei videogiochi. Baggio compare in Holly e Benji circondato dai fotografi in aeroporto con indosso un completo elegante color ghiaccio e in Sailor Moon con la maglia della Juve e il codino più vaporoso che mai. Nel 1993 dal Giappone riporta anche l'oggetto a cui forse è più legata la sua immagine, la fascia Soka Gakkai. Intorno al bianco e nero della maglia sul braccio adesso spiccano il blu, il giallo e il rosso. Il 28 dicembre di quello stesso anno, France Football gli assegna il pallone d'oro. È ufficiale, un italiano è il calciatore più forte del mondo. In un paese che sta per vedere la sua età dell'oro sbriciolata dal terremoto di Tangentopoli, quella di Baggio diventa anche una storia a cui aggrapparsi. Un campione capace di superare un tremendo infortunio grazie alla sua forza interiore fino ad arrivare sul tetto del mondo. Il mito di Baggio si consacra definitivamente ai mondiali americani del 1994. Se l'allenatore Arrigo Sacchi divide il pubblico tra discepoli e oppositori, Baggio è la figura in cui l'Italia può riconoscersi. Tutti gli sponsor lo cercano. Diadora lo mette a ballare il tip-tap con Beppe Signori, mentre l'IP lo fa arrivare con un vistoso giubbotto di pelle in una pompa di benzina a cavallo di una moto. Uno spot così popolare da diventare una parodia di Corrado Guzzanti. Anche in campo, Baggio è al massimo del suo splendore iconico. Sul verde sgargiante dei campi da football americano, la sua maglia numero 10 risalta ancora di più. Per la prima volta compaiono i nomi dei giocatori sulle spalle e il suo è interrotto da un codino sempre più lungo e ricercato. Tutto sembra perfetto per consegnare il mondiale di Baggio alla leggenda. La sostituzione con la Norvegia, il gol alla Nigeria, i numeri contro la Bulgaria. Poi, però, arriva la finale e soprattutto arriva quel rigore. Quell'immagine di un uomo atterrito, con lo sguardo basso e la delusione di un intero paese a pesargli sulle spalle. Di quel rigore gli chiederemo per tutta la vita, ma non glielo rinfacceremo mai. Saremo sempre dispiaciuti insieme a lui e mai contro di lui. Lo seguiremo nei suoi cambi di maglia, ma lo vedremo sempre un po' anche con quella azzurra, perché con quella non ha avuto bisogno della vittoria per diventare il giocatore di tutti, quello di cui almeno una volta abbiamo pensato che da quando non gioca più, non è più domenica. E per riuscire in questa impresa, qualcosa di divino, forse, devi avercelo davvero, fosse anche solo il codino.